Buonasera. La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base, USB, in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex Ilva, attualmente gestiti in contratto di affitto da ArcelorMittal Investco. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, se non vi sono obiezioni da parte degli interessati. Siete d'accordo a che venga resa pubblica questa audizione? Datemi un cenno. Sì, nessuna obiezione. Grazie. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera. Ricordo che la relazione potrà avere una durata di 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Rammento altresì che le audizioni svolte in videoconferenza si applicano in quanto compatibili le stesse norme previste per le audizioni in presenza. Sono presenti per l'USB Francesco Rizzo, del Coordinamento Nazionale Lavoro Privato, e Sascha Colautti, dell'Esecutivo Nazionale Lavoro Privato e Industria. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, cedo immediatamente la parola a Francesco Rizzo. Prego. Sì, grazie. Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'opportunità che ci date rispetto alla questione ArcelorMittal. Signor Rizzo, scusi, ma si sente basso, molto basso il volume, e adesso non la vediamo più. Ecco. Può provare ad avvicinarsi? C'è una connessione un po' bassa e poi si dovrebbe parlare più. Sì, adesso vedo. No, la vediamo, però se si avvicina la sentiamo meglio al microfono. Sì, mi sentite adesso? Sì, adesso la sentiamo bassa e c'è una connessione adesso purtroppo non buona. Mi scusi, questo è il problema. Allora, no, io ci tenevo a sottolineare, rispetto a quanto il governo sta facendo, che secondo noi i problemi da affrontare sulla vertenza ArcelorMittal, sulla questione Taranto, erano tre in sostanza. C'è la questione ambientale, l'impatto ambientale di quella fabbrica su tutto il territorio, la questione quindi sanitaria, tutto quello che accade a Taranto purtroppo a causa dell'inquinamento di quella fabbrica, che accade da tanti anni e che ancora oggi purtroppo vive all'interno della comunità, le questioni di sicurezza in fabbrica e la questione dell'occupazione. Noi come organizzazione sindacale siamo stati gli unici che dall'inizio hanno sempre detto che la questione Ilva si risolveva semplicemente con lo Stato, con l'intervento dello Stato. Ricordo a me stesso che ex ministri, onorevoli esponenti anche dell'attuale governo di maggioranza, ci hanno sempre spiegato che la nazionalizzazione non era possibile e che l'unica soluzione era il privato. Signor Rizzo, non la sentiamo più. Adesso è un tema di banda, però di connessione. Non la sentiamo. Lui non sente mai, mi sembra, Signor Rizzo, non la sentiamo, non so se lei sente noi, però a questo punto penso di no. E chiedo a Sascha Colautti se per favore lo può avvertire che non lo sentiamo. Lo sto avvisando. Ecco, e se magari al limite lo sostituisce, perché credo che non abbia banda sufficiente per fare l'intervento. No, proprio non... No. No, è scollegato. Nemmeno ci sente, credo. Bene. No, infatti non ci sente, però continua a parlare senza che noi lo sentiamo, quindi non possiamo fare in questo modo l'audizione. Per cui
Chiederei intanto se lo avvertite, ovviamente, chiederei agli uffici che lo avvertano e darei la parola a lei Colautti per sostituirlo. Grazie. La ringrazio. Io provo ovviamente a sostituire Francesco che sta continuando a parlare. Se potete avvisarlo, io ho provato a scrivergli, ma temo che nemmeno in questo momento riesca ovviamente a leggere i miei messaggi. Purtroppo con questi sistemi siamo così insomma messi. Allora, io provo a riprendere la discussione per come l'aveva impostata Rizzo, cercando di porre quelli che sono per noi gli elementi che in questo momento determinano una difficoltà per quanto riguarda questa discussione, che ovviamente sta assumendo una caratteristica che va sotto molti aspetti molto lontano da quello che ci saremmo attesi, anche rispetto a come si era impostata la discussione e come noi avevamo cercato di impostarla in sede ministeriale. Allora, parto da un elemento. L'accordo che verrà siglato prevederà che lo Stato entrerà nello stabilimento con una quota del 50% che costerà all'incirca 400 milioni di euro per l'entrata nel capitale sociale dell'azienda. È chiaro che qui il primo punto in evidenza è che questo investimento così importante serve oggi a portare avanti dal punto di vista strategico e produttivo un piano che è quello proposto anche inizialmente dalla multinazionale ArcelorMittal. Noi non siamo intanto convinti che l'eredità, perché ci sono, come dire, delle eredità che sono eredità chiaramente industriali di questo impianto, che ovviamente è un impianto che rispetto anche a quello che sarà da dover gestire per quanto riguarda il revamping degli altoforni stessi, ma anche con la progettualità indicata anche da Arcuri, diventa per noi molto difficoltoso, soprattutto per le prospettive industriali date. Continuiamo a dire con grande chiarezza che la questione legata al personale, nel senso a come sarà gestito il personale, è un punto per noi dirimente e continua ad esserci la necessità di avere maggiori chiarimenti dal punto di vista proprio del piano, perché anche quello che è stata l'evidenza dell'ultimo incontro, che qui ci sono chiaramente delle dichiarazioni, ma dal punto di vista delle relazioni che si sono impostate con le organizzazioni sindacali, noi ci troviamo in grande difficoltà, perché di fatto il famoso piano di cui molto si parla, nessuno ha avuto modo di vederlo e non ci convince ovviamente quello che sarà la riproposizione di questo piano, soprattutto per quanto riguarda la riproposizione che guarda la produzione, che partendo dai 5 milioni di tonnellate da subito con i 5.000 lavoratori impiegati aumenterebbe poi fino agli 8 milioni di acciaio entro il 2025, con un palesato totale assorbimento della forza lavoro. Questo piano in teoria dovrebbe garantire, anche attraverso l'utilizzo di una serie di forni elettrici, una sorta di riconversione, ma che non può essere una riconversione che oggi soddisfa anche la discussione, che l'altra discussione che noi guardiamo ovviamente con interesse, con estrema importanza, che è quella con la cittadinanza e con gli enti locali, che è quella su cui Francesco Rizzo aveva iniziato invece la sua spiegazione e il suo intervento. Noi abbiamo chiesto grande coraggio, nel senso che per noi le scelte industriali che oggi debbano portare alla riconversione di quello stabilimento vanno prese oggi. Vanno prese oggi indicando con chiarezza come si gestisce il personale. Noi tra l'altro abbiamo richiesto che ci sia l'apertura anche di una discussione all'atere che ci faccia capire come si gestisce il personale, come viene gestito, come dire, anche la necessità di andare
effettuare chiaramente tutti quei lavori che saranno previsti nel piano e che porteranno anche a una gestione di un calo del personale anche temporale, e poi capire come si andrà a gestire quella richiesta che anche noi avevamo fatto su utilizzare tutta una serie di strumenti anche di accompagnamento per le persone che volontariamente potranno uscire proprio nell'ambito di questo piano. Ma il rischio oggi è che si parli di qualcos'altro, che si parli di prospettive che oggi sono calate soltanto dal punto di vista, chiamiamolo così, della comunicazione, su cui non c'è contezza nemmeno dal punto di vista dell'azienda, perché come abbiamo detto e spiegato più volte anche ai tavoli ministeriali, l'azienda con le organizzazioni sindacali non sta parlando più da tempo, anzi la direzione è ostinatamente contraria. E questo chiaramente per la definizione di un piano che deve essere così importante e strategico per questo paese, è chiaro che desta moltissime perplessità e moltissime preoccupazioni, soprattutto guardando al personale, al modo in cui si andrà a recuperare quel personale, ma preoccupazioni enormi per le prospettive che riguardano la salute dei cittadini e la città di Taranto, anche per quanto riguarda non solo le prospettive in termini di salute, anche per quanto riguarda le prospettive del territorio della città di Taranto. Quando io prima parlavo di coraggio, noi l'abbiamo detta proprio così, l'ho detta io, credo al penultimo tavolo ministeriale in presenza del ministro Patuanelli e anche del dottor Arcuri di Invitalia. Il coraggio sta nel dare indicazione oggi di come si esce da un binario che sembra un binario che indichi che non si può prescindere dalla multinazionale perché sembra che quella scelta vada garantita, ma sappiamo che quella garantita oggi non risponde a un interesse che è l'interesse del pubblico, dei cittadini, della cittadinanza e della città di Taranto. Noi chiediamo il coraggio perché deve essere indicata oggi la strada della riconversione. Che non può essere quella di una strada, permettetemi di dire, una strada che per me è quasi resa molto più ambigua dal fatto che venga data indicazione che sì, si prova a imbastire una linea green attraverso l'utilizzo, dei forni elettrici. Non sappiamo oggi questo quanto comporta dal punto di vista dell'utilizzo del personale. E dall'altra parte, come dire, sappiamo che l'alto forno e gli altiforni rimangono lì, ci sono enormi investimenti da fare, se vogliamo parlare anche di investimenti per rendere quegli altoforni anche in un certo senso produttivi, perché ovviamente i revamp servono perché c'è anche, come dire, una temporalità di utilizzo di quegli impianti, e noi, nel senso, lo stiamo dicendo già da tempo, ormai siamo a fine vita, quindi sappiamo che l'investimento che viene fatto in questo momento deve contemplare per forza quello che è, come dire, anche la stima, cosa oggi Signor significa Colautti fare. dovrebbe concludere, grazie perché sono abbondantemente Concludo, passati i concludo, minori. solo Grazie. che sono so che c'è poco tempo e quindi in senso per noi il punto è questo. Oggi mancano, secondo USB, mancano delle certezze. Non possiamo fare le discussioni partendo da delle dichiarazioni. Deve esserci un piano industriale preciso che indichi come si salvano tutti i posti di lavoro, che indichi con chiarezza le risposte alla città di Taranto e che indichi la strada del coraggio. Le scelte per la riconversione di quello stabilimento vanno prese ora. E per noi passano attraverso scelte di coraggio. Una nazionalizzazione vera di quello stabilimento sarebbe la scelta più coraggiosa, e chiediamo ovviamente che si faccia un percorso che provi per una volta a prescindere anche da quella che è la multinazionale, quelli che sono degli interessi che evidentemente sono contrapposti a quelli dell'interesse pubblico. La ringrazio, Presidente. Grazie, ci sono interventi da parte dei parlamentari. Prego l'onorevole Vianello. Grazie Presidente, ringrazio ovviamente il delegato della USB e io volevo fare una domanda diretta. Prendendo l'esempio lo stabilimento di Genova,
dove si è intrapresa una strada che tramite accordo di programma garantiva il reddito ai lavoratori e quindi poi si è andati su una progressiva chiusura dell'area a caldo, come vedrebbero quindi la stessa indicazione, la stessa soluzione invece intrapresa per lo stabilimento di Taranto. Mi sembra che Genova sia stata l'unica possibilità per coniugare salute, lavoro, reddito e sviluppo del territorio. Grazie. Prego, onorevole La Carra. Sì, grazie Presidente. Io comprendo la necessità di chiarezza su quale sia la progettualità che il Governo vuole mettere in campo e se davvero si concretizzerà l'ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento. Il tema che io pongo è, noi ormai da quando è stato presentato il piano industriale da ArcelorMittal, ci siamo posti domande che sembrano banali, ma che poi sono il nodo della questione. La salvaguardia dei livelli occupazionali evidentemente non poteva essere garantita dalla contestuale riduzione della produzione, e questo credo che sia un fatto, come dire, assolutamente chiaro. La riconversione non sarà possibile evidentemente in tempi rapidi. Non cambierà la prospettiva se sarà lo Stato a gestire parzialmente lo stabilimento. Qual è la proposta anche che i sindacati sentono di fare rispetto a una situazione che evidentemente non potrà garantire tutti i livelli occupazionali attualmente esistenti, perché anche i tempi per la riconversione saranno, come dire, non brevissimi. Per cui c'è una proposta che le organizzazioni hanno pensato di formulare, sia nell'ipotesi in cui vada a buon fine la trattativa che vede Invitalia, come sappiamo, impegnata in queste settimane, sia che questo non dovesse avvenire. Grazie. Allora, adesso vi do la parola per una breve replica rispetto a queste ultime due domande, davvero breve. E non so se vuole rispondere Rizzo che è rientrato oppure se continua con la Utti. Allora, Sì, Rizzo, grazie. brevemente, prego. Allora, rispetto al primo quesito, accordo di programma, infatti una delle anomalie che abbiamo sollevato è che noi pensiamo che su Taranto bisognerebbe fare quello che si è fatto su Genova e che si è fatto anche su Trieste recentemente. Anzi, c'è una contraddizione di fondo, perché sembra quasi, a Taranto abbiamo oramai, come dire, ci siamo convinti che è così, che siamo le vittime sacrificali della questione siderurgica. È chiaro che i numeri e le dimensioni dello stabilimento di Taranto, il numero degli occupati, sono completamente diversi rispetto a Genova e rispetto a Trieste. Però crediamo che con la volontà politica, con le idee e con il presupposto che Taranto non può più subire in termini ambientali e sanitari quello che sta subendo da 50 anni, credo che bisognerebbe stilare un accordo di programma che miri proprio ad uscire da questa contraddizione il lavoro o la salute. E questo pezzo, come dire, manca in tutta la discussione che il governo sta portando avanti. Rispondendo poi al secondo quesito dell'onorevole, non La ricordo il nome, Carra, prego, La La Carra. Carra, sì, mi perdoni, mi scusi. Allora, noi in realtà con l'SB abbiamo fatto delle proposte che sono state a tutti i ministri competenti e anche a diversi parlamentari, se non sbaglio a tutti i parlamentari pugliesi, in cui abbiamo spiegato che l'idea che abbiamo noi è questa. Io lo dico in tutta franchezza, così come l'ho detto al commissario Arcuri, al ministro Patuanelli. A me sembra che questo è un accordo, l'ennesimo accordo per spostare più in là le lancette dell'orologio. Perché fare tutto quello che ci ha raccontato il dottor Arcuri in 4 anni, lo dico in tutta onestà, per quello che capisco io di acciaio, è praticamente impossibile. Oltre che, come dire, tutta la discussione è ricca di tantissime contraddizioni. Allora, noi abbiamo detto, a prescindere da quelle che sono le idee che oggi si vogliono mettere in campo, credo che dobbiamo mettere in sicurezza i lavoratori. Abbiamo fatto una serie di proposte. Numero uno, ci sono 4.000 tonnellate di amianto. Io l'ho già detto in questa commissione quasi 2 anni fa. I lavoratori dell'Ilva sono esposti a quelle sostanze oramai da anni. C'è una legge, come dire, e bisognerebbe ragionare per il riconoscimento dell'amianto per quei lavoratori. Numero due, abbiamo fatto una proposta, secondo noi,
vera e concreta, l'inserimento della siderurgia a ciclo continuo, quindi solo Ilva di Taranto e chi lavora all'interno, come lavoro usurante. Perché, come abbiamo spiegato, lavorare lì dentro, in quella fabbrica, non è come lavorare in un qualsiasi ufficio, senza nulla, senza offesa per coloro che lavorano negli uffici. Quella è una fabbrica in cui si muore di infortunio, si muore di malattia, le condizioni, tra l'altro, ambientali sono pesantissime. E quindi ci sembrerebbe giusto avviare un procedimento di questo tipo. L'altra opzione, misure, di incentivo volontario che possono accompagnare. Noi sappiamo che c'è una bella fetta di lavoratori che con un incentivo sostanzioso potrebbe tranquillamente, come dire, prendere i soldi, andare via e poi magari legarlo alla questione della riconversione economica. C'è la questione degli LPU, lavori di pubblica utilità. C'è una proposta fatta da noi più di 3 anni fa che stiamo continuando a portare avanti. Anche qui non si capisce perché a Genova si possono impiegare i lavoratori ex Ilva integrando lo stipendio, facendo attività di tipo sociale, e a Taranto con un bacino di lavoratori che c'è una professionalità elevatissima. Abbiamo di tutto dentro: ingegneri, riparatori di strade, manutentori elettrici, meccanici, vigilanti. Non si sfruttano queste professionalità. Anche lì abbiamo fatto una proposta e abbiamo detto: facciamo come a Genova, perché a Genova la si fa da tanti anni, da oltre 15 anni, e impieghiamo una parte di personale per fare queste attività, che tra l'altro sul territorio così partoriato servono. Quindi abbiamo fatto una serie di proposte. Il problema è che il governo fino adesso non ci ha mai convocato, e sono proposte che tendono a fare che cosa? A ridurre il numero. Nell'ottica di che cosa? Io lo dico in tutta onestà, noi arriveremo al 2025 e non si sarà fatto nulla di quello che oggi il governo sta dicendo. Avremo semplicemente spostato in avanti il problema, e nel 2025 avremo il problema di migliaia di lavoratori con una fabbrica che probabilmente sarà completamente ferma, perché quello sta accadendo a quella fabbrica oramai da tanti anni. Di concerto, il governo dovrebbe, tramite il piano Taranto, incominciare a fare investimenti per, come dire, creare occupazione futura. Quindi il ragionamento qual è? Facciamoci una discussione su queste proposte, che tra l'altro noi abbiamo documentato anche come tetto di spesa, cioè la dico così: abbiamo scritto ai ministri, abbiamo detto: guardate, avete speso fino adesso oltre 1 miliardo di euro di cassa integrazione per i dipendenti Ilva ArcelorMittal negli ultimi 10 anni, spendiamo una media di 100 milioni di euro l'anno. Quei 100 milioni possono essere usati in maniera completamente differente, dando la possibilità ai lavoratori di andare via e di creare prospettive completamente diverse che possono consentire alla città di uscire fuori da questo purtroppo ricatto perenne che è sulla Tarantini. Poi lo dico, lo stabilimento, a prescindere dalla nostra volontà, così come sta andando avanti, è destinato a chiudere nei prossimi anni. C'è un dato e termino. Nel 2008 c'è stato il record di produzione che, al contrario di quello che si dice, è stato 9.600.000 tonnellate di acciaio. Quelle 9.600.000 tonnellate di acciaio sono state prodotte con 14.500 lavoratori sociali diretti e circa 6.500 dell'appalto, cioè erano 21.000 occupati pieni nel 2008. Da quel momento si è abbassata la produzione, oggi siamo a 3 milioni e 3. E il numero degli occupati è praticamente dimezzato, con un numero di cassi integrati che ad oggi è pari quasi a 5.000 fra Ilva in AS e ArcelorMittal. Se avessimo di fronte uno schema, vedremmo che la tendenza a partire dal 2008 è stata sempre quella di andare a diminuire occupati e produzione. E io credo che questa tendenza non. Bene, signor Rizzo, lei è scomparso di nuovo, però credo che la risposta l'abbiamo capita. Vi ringrazio, quindi, se non ci sono altri interventi dei colleghi presenti o in collegamento. No, non ne vedo. Grazie, arrivederci, arrivederci Colautti. Arrivederci, arrivederci.
contratto di affitto da ArcelorMittal Invest Co. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che, essendo stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV, purché non vi siano obiezioni da parte degli interessati. Siete tutti e tre d'accordo? Gianni Venturi non lo vedo però, dovrebbe comparire, altrimenti non va bene. Potete avvertirlo? Sì, proviamo a chiamarlo. Grazie. Eccolo. No, sta comparendo. È arrivato. Bene. Allora, se non vi sono obiezioni, do avvio quindi alla pubblicità dei lavori. Ricordo che ciascuna relazione potrà avere una durata di 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti ai deputati e per la replica. Rammento che alle audizioni svolte in videoconferenza si applicano le stesse norme in quanto compatibili delle sedute in presenza. Mi raccomando, quando intervenite dovete essere ovviamente visibili e dobbiamo riuscire ad ascoltarvi in modo adeguato. Sono presenti per la FIM CISL Roberto Benaglia, segretario generale, e Valerio Dalò, segretario nazionale. Per la FIOM CGL Giovanni Venturi, segretario nazionale. Per la WILM WIL Rocco Palombella, segretario generale, e Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale ArcelorMittal. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, cedo immediatamente la parola a Roberto Benaglia della FIM CISL, anzi a Valerio Dalò, credo. Sì, perché i segretari generali sono tutti e tre impegnati per la trattativa del contratto nazionale, ecco perché le organizzazioni... Va bene, allora do la parola a Valerio Dalò, prego. Sì, noi vi ringraziamo intanto di averci dato questa ennesima opportunità di confrontarci sulla vicenda Ilva. Ecco, magari a seguito della presentazione da parte del dottor Arcuri di Invitalia, noi abbiamo già avuto modo, ovviamente in quell'occasione, tramite i segretari generali, di porre alcuni dubbi, alcuni quesiti che ci sono, pur non avendo potuto leggere ovviamente ancora il piano, perché come ci avete spiegato, come ci ha spiegato il governo, dico meglio, la trattativa con noi inizierà poi da giorno 11. Allora, quale migliore occasione per riproporre anche a voi quelli che sono appunto le nostre, non perplessità, ma alcune cose che avranno poi bisogno di chiarimento, forti anche di ciò che è successo nel passato. Prima tra tutte, noi abbiamo necessità di conoscere il piano industriale e il piano ambientale nei dettagli, perché per come viene presentato a noi, che magari quello stabilimento lo abbiamo vissuto, siamo tanti di noi, vengono anche da quella realtà, abbiamo proprio bisogno di capire come alcune cose vanno realizzate. Prima tra tutte, così entro nel merito, bisogna comprendere la realizzazione di questo grande forno elettrico e appunto capire il progetto, dove va ricollocato. Stessa cosa per gli impianti di DRI, bisogna essere molto chiari su come saranno gestiti, qual è il perimetro, dove verranno realizzati, in questo come sarà relazionato poi il tutto agli enti locali, perché hanno anche loro un ruolo proprio nella realizzazione di un nuovo impianto, tra i tanti. Ovviamente c'è ancora il dubbio, perdonatemi se sono veloce, ma avete detto 7 minuti, quindi io faccio il possibile, ecco, per essere concentrato. Il dubbio grande ancora come con un nuovo ciclo produttivo si sposeranno gli stessi livelli di organici che noi abbiamo stabilito nel precedente accordo, ecco, accordo che era l'ultimo che noi conoscevamo, per cui capire come i 10.700 previsti in partenza dal piano industriale precedente vengano rispettati con un cambio di passo che prevede un altro tipo di produzione, che quindi quella proporzione per milione di tonnellate potrebbe variare. Non è stato ancora chiarito, solamente un piccolo accenno da parte del ministro Patuanelli, che viene preso di favorevolmente da noi, qual è il destino e il proseguio dei lavoratori di Ilva in AS, perché il precedente accordo prevedeva che alla risalita produttiva sarebbero stati reintegrati ovviamente tutti all'interno con la piena occupazione. Ci inizia ad essere proposto comunque anche una sorta, non dico di diversificazione, perché è chiaro che ancora di questo non si può parlare, però il destino di quei lavoratori rimane per noi fondamentale, come rimane fondamentale capire e qual è poi il target della clientela che vorremmo servire, perché ancora oggi ci viene parlato che probabilmente ripartiranno le linee dei tubifici, che noi ricordiamo essere il prodotto appunto ad alto rendimento che magari rende poi il ciclo integrale quei livelli produttivi alti. Vogliamo ancora mettere un appunto, vorremmo capire le parti politiche, motivo per cui vi abbiamo anche interessato
Perdonatemi la franchezza, ma a noi serve capire se il governo va in una direzione, perché ancora dall'altra parte ci sono roboanti intenzioni di chiusure lanciate lì al volo, ecco, come se fossimo nei soliti periodi di campagna elettorale. Noi credo che questo non serva sicuramente a rimettere in piano un rapporto tra un'azienda e una città che è altamente compromesso. Passo alla società, sempre per essere veloce, e bisogna comunque chiarire, visto che sarà una sola la società da giorno 10, ecco, mettiamola così, come intende approcciarsi al problema delle manutenzioni. Le manutenzioni sono state altamente trascurate da parte della gestione di ArcelorMittal. Per noi non è più sostenibile pretendere che i lavoratori debbano lavorare in quelle condizioni di precaria sicurezza e che quindi bisognerà fare dei seri piani di interventi. A questo aggiungiamo un atteggiamento assolutamente ostruzionistico che c'è stato da parte dell'attuale società, con provvedimenti disciplinari a tutto spiano, continuano ancora in queste giornate, licenziamenti, ecco, credo che andrebbe riportato tutto in una sana, appunto, in un sano rapporto tra società e organizzazioni sindacali. Il piano delle manutenzioni non è da poco. A Genova, proprio qualche giorno fa, è caduta una torre faro di 18 metri, che è un punto, tra l'altro, posizionata lì dove c'è molto afflusso di personale. Solo la coincidenza del cambio turno ha fatto sì che si sfiorasse la tragedia. Ecco, io ho cercato di mettere in fila nei minuti che mi avete concesso tutte quelle che sono le nostre perplessità, partendo dagli organici ai livelli produttivi, al piano industriale. Abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno che venga spiegato quanto prima, e ben venga che è stato comunque preso favorevolmente dal governo l'iniziativa di fare un incontro subito, un incontro con una società sola a valle della firma. Arriviamo un po' in ritardo perché è chiaro che noi siamo stati esclusi nella trattativa che si è fatta tra Invitalia e ArcelorMittal, perché le parti sindacali, si sa, entrano in campo dopo, però magari conoscere un minuto prima quello che si stava discutendo a noi serviva, perché ribadiamo a tutti che come sindacato noi non è che arriviamo ad accettare un accordo fatto da altri, e se prendiamo le registrazioni delle audizioni precedenti all'assegnazione di ArcelorMittal dicevamo la stessa cosa, nel senso che non si può parlare con noi di un pacchetto preconfezionato e precostituito se non andiamo a discutere di tutto quello che c'è all'interno. L'ho lasciato per ultimo perché è fondamentale. Bisogna poi chiarire piano ambientale, investimenti, scadenze e qual è appunto il risultato che Taranto, soprattutto, anche un pezzo Genova, potranno vedere alla fine di questo nuovo progetto e di questo nuovo assetto societario. Capisco che ho dato già forse tanti spunti per cui discutere, ecco. Poi noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e qualsiasi... Sì, grazie, è stato molto chiaro. Do ora la parola a Giovanni Venturi, prego. Deve attivare il microfono. Chiedo scusa. Ecco, prego. Grazie Presidente, cerco anch'io di essere... particolarmente sintetico, anche perché le cose dette rappresentano ovviamente un punto di vista assolutamente unitario. Noi stiamo ragionando di un gruppo multinazionale che gestisce in affitto con diritto di recesso gli impianti ex Ilva, e non solo ovviamente lo stabilimento di Taranto, ma anche quelli di Genova e di Novi Ligure, solo per restare agli stabilimenti che fanno produzione e trasformazione, senza dire di tutti quelli che sono centri servizi e di supporto alla commercializzazione che sono dislocati in altre aree del paese. Lo ricordo a noi tutti, anche se evidentemente il cuore della vicenda riguarda essenzialmente la prospettiva dello stabilimento di Taranto. Perché siamo qui di fronte al più grande impianto siderurgico d'Europa, che fino al 2012 produceva 10 milioni di tonnellate di prodotti piani, e al netto delle importazioni questo significa che lo stabilimento di Taranto produce oltre il 67% del consumo effettivo di prodotti piani di tutta la manifattura italiana. Con le dinamiche che si sono prodotte in questi anni, i tagli alla produzione, quest'anno particolarmente rilevanti e pesanti perché legati all'emergenza sanitaria, si chiuderà a 3 milioni e mezzo di tonnellate
nel 2020, ma la proporzione non cambia. Cioè non cambia la sostanza del rischio di dover dipendere sempre più dall'import di acciaio prodotto e peraltro prodotto con un'impronta di carbonio molto superiore, essendo ovviamente acciaio prodotto in particolare in impianti dell'est, del profondo est. Ho ricordato questi elementi perché ci siamo permessi di rivolgerci nuovamente alle commissioni, perché noi non siamo ovviamente di fronte ad una semplice vertenza aziendale o che riguarda semplicemente un gruppo, ma siamo di fronte a una vicenda che ha a che fare col futuro dell'industria italiana e della prospettiva che essa possa contare o meno su produzioni siderurgiche che siano in qualche modo dense di innovazione, sia dal punto di vista del processo che del prodotto, che siano sostenibili ambientalmente e capaci di rispondere al modificarsi della domanda in corso. Per queste ragioni noi abbiamo dato un giudizio positivo sulla decisione di intervenire con un cofinanziamento e quindi con un ingresso di capitali pubblici attraverso Invitalia, immaginando che dietro questa scelta ci sia non soltanto un profilo finanziario della stessa, ma ci sia un profilo strategico e una scelta che riguarda il ruolo e la funzione di indirizzo e di gestione delle scelte industriali strategiche che si dovranno fare. Lo dico perché, come diceva prima Valerio, noi siamo di fronte a un memorandum of understanding che, se non accade nulla, troverà conferma nella firma definitiva fra il 10 e l'11 di dicembre, che appunto riguarda il cofinanziamento e l'assetto societario. Siamo ancora invece, credo, largamente lontani dal poter immaginare la definizione del piano industriale dal punto di vista degli assetti impiantistici, delle ricadute occupazionali. E noi siamo quindi a presentarvi innanzitutto questa esigenza, che ci possa essere un lavoro e un'iniziativa congiunta delle commissioni sviluppo industria, della commissione lavoro, della commissione ambiente, che possa in qualche modo presiedere e orientare o comunque in qualche modo essere direttamente coinvolta nel percorso che deve essere fatto. La prima questione, bisogna assolutamente provare a velocizzare i lavori per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale e di conseguenza l'assunzione all'interno della nuova AIA del rischio sanitario preventivo. Bisogna che le commissioni siano investite anche delle scelte sul piano industriale e anche io credo e soprattutto sulla gestione della transizione che si renderà necessaria e che renderà necessario anche un intervento dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. E infine, io credo, cosa non direttamente connessa alla vicenda in sé, ma che in qualche modo ha un riferimento assolutamente rilevante, io credo che le commissioni, come tutto il Parlamento, debba essere investito delle scelte sul piano nazionale sulla siderurgia, che necessariamente ruota attorno alla prospettiva del fondamentale impianto siderurgico di questo paese, ma che richiama anche l'esigenza di essere, per esempio, integrato con le scelte sul piano energetico per quanto riguarda i costi dell'energia, per quanto riguarda l'approvvigionamento, per quanto riguarda la possibilità di capire se i profili che stanno emergendo di una possibile ridefinizione dell'assetto impiantistico a Taranto, anche con una produzione mista tra alto forno e forno elettrico,
e conseguente alimentazione degli stessi dalle piattaforme di produzione del DRI, cioè del preridotto, hanno in qualche modo una certezza dal punto di vista della possibilità di essere approvvigionati con energia a costo sufficientemente competitivo. Ecco, queste mi sembrano intanto le prime questioni sulle quali chiedere alla Commissione un impegno diretto. Grazie. Grazie, do ora la parola a Rocco Palombella della Wilmwill. Prego. Sì, buongiorno Presidente, grazie per la parola. Sono Guglielmo Gambardella, perché come ricordava Valerio Dalò, i nostri tre segretari generali sono impegnati nella trattativa del contratto nazionale, quindi esporrò io a nome della mia organizzazione le Sì, ha questioni. ragione, scusi, ho letto io velocemente, ha ragione, scusi. Non si preoccupi, Presidente. Allora, io non aggiungerò altre criticità così come sono state esposte dai miei colleghi sulla situazione attuale, quindi vorrei procedere direttamente, come dire, con le richieste che, diciamo, vogliamo porre all'attenzione della Commissione. È chiaro che per noi risulta difficile fare una discussione, ma credo che sia anche difficile per la stessa Commissione apprendere i termini di una questione di cui sono state solo annunciate le questioni, come dire, culmine, le linee guida di una vertenza così complicata. Però proverò anche io, come hanno fatto i miei colleghi, a sintetizzare un po' anche le motivazioni, per cui noi abbiamo avanzato la richiesta dell'audizione alla Commissione. Allora, innanzitutto, noi chiediamo che ci venga illustrato finalmente, oltre al piano industriale, il piano ambientale. Negli incontri che abbiamo avuto nelle settimane scorse con il governo, con i vari ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo, è stato sempre annunciato un piano industriale o le linee guida di un piano industriale, ma di un piano ambientale non si è mai accennato nulla. Noi ricordiamo che nel 2018, come organizzazioni sindacali, facemmo un accordo sindacale con l'azienda in cui discutemmo sia del piano industriale che del piano ambientale. Oggi non si sa nulla, quindi noi chiediamo che ci venga presentato il piano industriale, soprattutto che ci vengano quantificati gli investimenti per sostenere il piano ambientale. Ricordo che nel precedente piano ambientale o quello attuale che concordammo erano già previsti dei processi di decarbonizzazione e quindi c'era già un'indicazione che andava verso questa direzione. E oltre al processo di decarbonizzazione che doveva essere avviato, c'erano anche elementi di economia circolare che venivano definiti e che facevano tutt'uno con il progetto complessivo di rilancio dell'azienda. Quindi questa è una cosa che noi ci teniamo a ribadire, soprattutto che quel piano, quell'accordo sindacale fu approvato dalla maggioranza, dalla quasi totalità dei lavoratori che lì ogni giorno intervengono e che mettono a rischio la propria vita, la propria sicurezza e la propria salute. La seconda richiesta che faccio alla Commissione è che quindi solleciti il governo ad intervenire su Invitalia prima che la firma sia definitiva per prevedere una fase di discussione con le organizzazioni sindacali, così come fu fatto precedentemente nel 2018, una discussione sia sul piano industriale che sul piano ambientale, tradotto che non venga presentato un accordo già chiuso, questo ci è stato annunciato da parte dei ministri che hanno interloquito con noi, quindi un accordo che sia ancora aperto alla discussione con le organizzazioni sindacali e che non preveda esuberi per quanto ci riguarda. L'altra questione che chiedo e che pongo all'attenzione della Commissione è che, sempre secondo gli annunci che sono stati fatti nel piano di rilancio che verrà, speriamo quanto prima, illustrato, quello definitivo, è previsto ancora il ricorso agli ammortizzatori sociali. Un periodo per noi troppo lungo di ammortizzatori sociali e non ne vediamo neanche il motivo, perché sono legati agli interventi di ambientalizzazione e anche
interventi impiantistici che possono essere fatti nel più breve tempo possibile, al massimo nei 2 anni. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, così come ci è stato detto, lungo 5 anni, per noi è un periodo inaccettabile, con perdite salariali insostenibili per i lavoratori. Quindi noi chiediamo che la Commissione intervenga anche su questo e soprattutto, così come era previsto nel passato, che oltre allo strumento degli ammortizzatori sociali siano ripristinati tutti quegli interventi di integrazione che erano stati già previsti in passato per i lavoratori sia dell'ex ILVA sia per quelli che sono in amministrazione straordinaria. Perché da quello che ci è stato detto la settimana scorsa, al momento quello che avverrà di sicuro sono 4.700 esuberi dichiarati dall'azienda che rimarranno a cassa integrazione per anni e anni, e questo per noi è inaccettabile. Ultima cosa è che chiediamo, ovviamente una materia specifica della Commissione Lavoro, siccome è stato riconosciuto in passato, ma non solo per ILVA, ma anche per ILVA e per i lavoratori dell'ILVA, un riconoscimento dei benefici per l'esposizione all'amianto. Questo beneficio ha avuto un termine, siccome ci risulta che ci potrebbero essere le condizioni per un ulteriore prolungamento di questa esposizione, è chiaro che investiamo la commissione, che sicuramente è competente, a verificare anche questa condizione, per cui rispetto a una complessiva discussione possa essere ricompreso questo tema. Quindi io mi fermo qui per non rubare altro tempo e per dare avanti, come dire, il via alla discussione. Grazie, Presidente. Grazie, grazie a voi. Chiedo adesso ai parlamentari presenti e a quelli collegati se intendono intervenire. Prego, onorevole Vianello. Grazie Presidente, ringrazio gli interventi dei sindacati. Sulle ultime richieste che sono state fatte per quanto riguarda l'integrazione salariale, comunque confermo che abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio per permettere il continuo dell'integrazione salariale per i lavoratori in ILVA in AS. E quindi poi ovviamente sarà ora dibattito in Parlamento. Volevo fare una considerazione in merito al fatto che i lavoratori che lavorano nell'area a caldo sono di fatto in impianti sotto sequestro per noti motivi dal 2012. Tra l'altro subiscono forse più anche dei cittadini stessi il peso dell'inquinamento e delle emissioni inquinanti. Oltre al fatto che sappiamo che ci sono ancora centinaia e centinaia di siti all'interno dell'ILVA in cui c'è la presenza di amianto e che il PORA prevede il piano che ha presentato Mittal per la bonifica dall'amianto, comunque prevede che almeno fino al 23, insomma, questi lavoratori continueranno a subire purtroppo la presenza di questo killer silenzioso. Ecco, a fronte appunto di tutto questo, non ritenete opportuno, quindi ovviamente non ho citato perché è giusto non farlo, le morti, i caduti sul lavoro, che purtroppo insomma sappiamo come sono avvenute, e anche tutte le disposizioni, direi anche antisindacali, che l'azienda ha preso nei confronti anche dei delegati dell'RSU. In questo contesto fortemente critico e tra l'altro con un piano ambientale, come stavo dicendo, che non è mai stato realizzato, perché come sappiamo tutti l'AIA presentata nel 2011 doveva essere completata entro la fine del 2015, in realtà ci troviamo ancora con proroghe su proroghe. Per cui a fronte di tutto questo i lavoratori sono le prime vittime di quell'azienda, dal punto di vista salariale e dal punto di vista della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Non sarebbe più opportuno quindi intraprendere lo stesso percorso di Genova con l'accordo di programma? Grazie. Grazie, altri interventi? Bene, allora chiedo a chi vuole intervenire dei tre brevemente su questo. Potrei. Prego, Sì, Dalò, no. prego.
Nessuna difficoltà, due cose. All'onorevole Vianello, l'integrazione presentato all'emendamento per gli AS, bene, così si rifinanzia quell'accordo sindacale. Bisogna ricordarsi di valutare come gestire la normativa, perché bisogna provvedere anche per i lavoratori ArcelorMittal, perché un piano prevederà cassa integrazione. Ecco, lì abbiamo due situazioni parallele, per cui i dipendenti in AS hanno l'integrazione, i dipendenti ArcelorMittal no, per cui bisognerebbe appunto mettere a posto questo. È un punto per il sindacato importantissimo, ne abbiamo parlato anche con il ministro Catalfo, proprio perché crediamo che sia per noi un punto per cui l'accordo si baserà anche su queste cose. E per il resto, a volte mi sembra di tornare sempre indietro quando si parla, soprattutto quando si toccano i decessi. Ce li ho anche io a casa, ecco, quindi evitiamo di fare queste discussioni. La verità è che quando l'AIA scadeva in quegli anni era gestita dallo Stato. Mi sembra strano che lo Stato chieda a noi perché dovrebbe essere lui stesso a capire come mai i commissari, ora non diteci che non è lo Stato, i commissari sono emanazione di un'amministrazione straordinaria gestita appunto dallo Stato, ma io non credo sia più il momento della polemica. Io sono anche contento che un governo poi abbia preso questa direzione verso lo stabilimento. Siamo i primi che, lavorando tanti di noi là dentro, vogliamo che le norme di sicurezza siano appunto rispettate tutte quante le manutenzioni fatte. Piuttosto bisogna anche capire come mai non sono arrivate poi proprio tutte le risposte alle nostre segnalazioni, ecco, non solo all'interno dell'azienda, magari anche agli enti esterni. Noi come sindacato il nostro lo facciamo, lo continuiamo a fare, siamo convinti che con un governo che dà il proprio apporto entrando nel capitale sociale e obbligando l'investitore appunto a fare il suo, io credo che il percorso di tenere insieme le cose ci sia. Ecco, magari una cosa che potete anche far voi è non tornare sempre indietro come nel 2012 a dividere la città. Io credo che sia il momento di un percorso di unità, di unione, perché non serve prendere la bandierina di chi è più ambientalista dell'altro, non serve a nessuno. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e dobbiamo lavorare, visto che voi siete anche espressione di questo governo, e bisogna lavorare perché poi gli intenti vengano realizzati. Il sindacato c'è, pronto a fare la sua trattativa per la tutela dei posti di lavoro. Il governo ha detto di esserci con Invitalia che ci mette del capitale, l'azienda farà l'azienda e dobbiamo obbligarla appunto ai propri impegni. Io credo di aver risposto abbastanza nel dettaglio a quanto sollevava l'onorevole Vianello. Sì, grazie. Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, io dichiaro conclusa l'audizione. Vi ringrazio. Ovviamente potete riferire tutti e tre ai segretari che abbiamo adempiuto a questa indicazione che ci avevano cortesemente e legittimamente chiesto. Lo abbiamo fatto volentieri. Riteniamo che vi debba essere posta massima attenzione a quelli che saranno gli accordi prossimi a venire, anche rispetto al piano strategico sull'Ilva, su tutti gli stabilimenti ex Ilva, e ovviamente con una particolare attenzione e cautela sullo stabilimento di Taranto, sia per quanto riguarda la sicurezza che l'occupazione, che ovviamente il piano strategico sullo stabilimento stesso. Grazie a tutti. Tutti e tre, vi auguro buon lavoro. Grazie a voi.